All'inizio fai solo delle curve semplici per percepire il feeling, le linee, la velocità e la transizione. Più le tue curve sono grandi, più sarai veloce e viceversa. Cerca di lasciarti trasportare dalla transizione e di stare come una T capovolta. Bada ad avere le tue braccia tendenzialmente verso avanti, per evitare di sbilanciarti verso dietro. Inizialmente entra dall'entrata del pipe con un angolo di 90 gradi. Cerca di non perdere il contatto eseguendo delle estensioni flessioni. Non appena hai preso un po' di confidenza, puoi aumentare il tempo, ridurre l'angolo e avanzare nel coping. Alla fine, muoviti parallelamente al coping. Più veloce sarà la partenza, più impulsive saranno le tue flessioni e estensioni. Questo per perdere il contatto con la neve il più breve possibile.